Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio! Sono io! Non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei il Figlio di Dio». Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore. Del Sant'Evangelo cancella i nostri peccati. È bello iniziare questa settimana con l'incoraggiamento che ci viene da Gesù ad avere fede. Da che cosa trae la fede? La fede trae dalla certezza che il Signore è sempre con noi. E se noi ubbidiamo alle sue parole, se noi facciamo quanto Gesù ci dice, noi abbiamo la certezza che nulla ci può molestare, anche se gli sconvolgimenti attorno a noi possono creare tensione, possono creare preoccupazione, possono creare ansie, paure. Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Gesù costringe difatti i suoi discepoli a salire sulla barca e ad andare avanti. È una giornata dove si conclude la moltiplicazione dei pani e dei pesci che Gesù aveva compiuto e sospinge i suoi discepoli ad andare oltre. Lui avrebbe congedato la folla. Gesù non si risparmia, rimane in mezzo al popolo, rimane in mezzo a quanti hanno di bisogno. E sul far della sera, ecco, per me è chiarissimo dove è avvenuto questo,
nella zona di Eptapegon, la zona di Tagba, Tabga, avviene questa moltiplicazione dei pani e dei pesci. Di lì, a circa 300 metri salendo verso nord, costeggiando il lago di Tiberia, del mare di Galilea, c'è una piccola altura dove c'è anche una piccola grotta dove Gesù andava lì proprio a pregare, si ritirava lì su questo piccolo monte, su quest'altura, e da lì si vede il mare, il lago di Tiberia, del mare di Galilea. E sul fare della notte vede queste onde che si agitavano e Gesù vede da lì quello che sta succedendo e raggiunge i suoi che erano in apprensione. Arriva lì e mentre sta arrivando tutti sono impauriti perché pensano che ci sia un fantasma e qui è la fantasia della mente, le proiezioni interiori. Nessuno riconosce che è Gesù. Ma Gesù rasserena, sono io, coraggio, non abbiate paura, non temete. Pietro risponde, se sei tu, dimmi che vengo da te, che io possa venire da te. Pietro scende dalla barca, inizia a camminare sulle acque, cammina sulle acque, si dirige verso Gesù, ma non guarda più a Gesù, inizia a guardare il problema. E lì inizia a sprofondare. Questo è quello che succede quando viene meno la nostra fede. Noi dovremmo avere sempre in mente, e non solo in mente, ma fissare il nostro sguardo sull'obiettivo, sulla meta, sul traguardo. Guardare proprio con gli occhi rivolti verso Gesù, guardare dove lui ci dice di andare verso di lui. Anche la nostra vita è un andare verso il Signore. Non dovremmo veramente preoccuparci di quello che succede attorno a noi, davanti a noi, dietro di noi. Fissare, vedere, riuscire a fare quello che Gesù ci dice, anche a camminare sulle acque. Pietro cammina sulle acque, ma poi viene meno la fede, perché non guarda più Gesù. Non guarda l'opera di Gesù, non ascolta Gesù, ascolta le sue paure, ascolta le sue preoccupazioni. Questo è quello che succede talvolta nella nostra vita. Iniziamo bene, anche con entusiasmo, quando dobbiamo fare qualcosa, ma poi ci perdiamo d'animo. Piuttosto che ascoltare Dio, piuttosto che ascoltare la sua parola, ascoltiamo le parole degli uomini, o peggio ancora, le parole che risuonano dentro di noi. Com'è possibile questo? Gesù però non lascia Pietro in balia delle onde, Signore salvami. E Gesù subito tende la mano, afferra Pietro, lo fa salire sulla barca con lui. E penso a questo piccolo tragitto di ritorno sulla barca di Gesù che afferra Pietro. Pietro con la mano nella mano con Gesù continua a camminare sulle acque, fin tanto che risale sulla barca. Certo è un evento straordinario, prodigioso, ma Gesù ci indica che noi anche con lui dobbiamo compiere le vie ordinarie. Noi possiamo chiedere anche al Signore di camminare sulle acque, ma come dice l'orante nella Sacra Scrittura, il Signore ci dà la terra su cui camminare. Noi non dobbiamo camminare né sulle acque e né sull'aria. Noi dobbiamo camminare ogni giorno con i piedi per terra, con accanto Gesù. In casi straordinari il Signore manda i suoi angeli a camminare anche nell'aria, a camminare su ponti che ancora devono essere costruiti, ma già avendo l'effetto del sostegno divino. Egli manderà i suoi angeli a custodirti nei tuoi passi perché il tuo piede non abbia ad inciampare. Il Signore colma ogni valle, il Signore abbassa ogni
altura e anche ogni pietra d'inciampo viene tolta. Il Signore ci fa camminare e noi dobbiamo camminare con Lui. Il mare si calma e raggiungono Gennesaret. Afghinosar, per chi è stato in Israele ultimamente, è la zona dove sotto la cittadina di Tiberiade, un po' prima della zona di Migdol, di Magdala, sotto il monte Arbel, e lì si fermano. E il lago di Genesaret viene chiamato proprio anche da questa cittadina, e lì si ferma Gesù, e lì portano a Gesù tutti gli ammalati, perché potessero toccare il lembo del mantello, perché potessero toccare Gesù. Questo ci viene detto. Noi dobbiamo toccare Gesù. La nostra fede deve essere qualcosa di sensibile, di tangibile, non qualcosa di raccontato dagli altri. Deve essere qualcosa che dobbiamo, di cui dobbiamo farne esperienza noi. E quanti riescono a toccare Gesù, cioè quanti fanno esperienza viva di Gesù vivo, hanno quella benedizione, quella guarigione nel corpo, nell'anima, nella memoria, negli affetti. Il Signore ristabilisce ogni cosa. Ecco la vera fede, quella fede che ci permette di entrare nelle dinamiche del pensiero di Dio. E noi dobbiamo avere lo stesso sguardo di Dio, quello sguardo di Dio che ci fa guardare oltre, non che ci fa guardare quello che eravamo prima, come eravamo prima, si stava meglio quando si stava peggio. Non essere nostalgici. Gesù dirà: chiunque prende mano all'aratro nel regno dei cieli e si volge indietro non è adatto. Tu devi guardare avanti. Se noi considerassimo gli errori, ma anche le imprudenze che abbiamo compiute, eh sì, umanamente non conviene, ci potevamo accontentare, un po' come gli ebrei che si lamentano con Mosè: era meglio quando stavamo in Egitto, avevamo gratis il pesce, i cetrioli, i porri, le cipolle, la pentola, avevamo tutto. Eravamo schiavi però, e vabbè, piccolo particolare. Che cos'è la schiavitù? Quanto meno abbiamo di che mangiare, però non abbiamo la libertà. E invece il Signore sogna per questo popolo la terra dove scorre il latte e il miele. Procura la manna dal cielo, quindi senza neanche lavorare, come scendeva la rugiada, discendeva anche l'alimento dal cielo. E il popolo si lamenta. Alla fine forse anche noi siamo un po' questo popolo lamentoso, che gli diciamo al Signore: ma chi me l'ha fatto fare? Forse era meglio che io mi facevo la mia strada, forse era meglio che stavamo ognuno per i fatti nostri, chi me l'ha fatto fare? Certo, logicamente tante volte ci verrebbe da dire chi me l'ha fatto fare, ma l'uomo di fede ha lo sguardo di Dio. Riesce a vedere quello che Dio sta vedendo, riesce a sognare quello che Dio sta sognando per noi. E Dio ci dà molto di più di quanto noi potremmo anche solamente immaginare. Mette nel cuore questo desiderio di realizzazione del suo progetto a cui noi dobbiamo rispondere. E se noi ci fidiamo del Signore, veramente avremo quella benedizione che Lui non ci lascerà mancare. Unitamente alla sua presenza, ci dia il Signore la grazia in questa settimana di sperimentare una fede che possa guardare avanti. Concludo con una espressione molto bella che il Santo Padre ha detto ai religiosi quando li ha convocati. C'erano tantissimi religiosi. Ha detto: vedete, voi chissà quanti secoli di storia, di santità, di cose belle avreste da raccontare, però voi non dovete raccontare il vostro passato, che erano i vostri santi fondatori, quello che hanno fatto, i miracoli, quanti santi avete. Voi avete un futuro da scrivere, un avvenire da programmare. Se voi guardate a quello che hanno fatto i vostri padri, voi non farete niente. Ripeterete le filastrocche di quello che hanno fatto gli altri.
voi dovete fare. Che bella questa chiesa, l'hanno fatta i nostri nonni. E tu che hai fatto? Che stai facendo oggi? Non mi interessa chi l'ha fatto, mi interessa che sto facendo io. Questa è la fede. Altrimenti la fede dei nostri padri, dei nostri nonni. I nostri padri hanno attraversato il deserto, ma tu che hai attraversato? Per dirla alla siciliana, che film hai fatto? Smettila. O sei cristiano tu, o non appropriarti di una fede che hanno avuto altri e che ti hanno consegnato, e tu non sai neanche la ricchezza, la bellezza che hai ricevuto, il tesoro di grazia che hai ricevuto. Allora essere cristiani forse è qualcosa di più, e scommetterci noi e vivere la nostra vita di fede testimoniando non solo a noi stessi, rispondendo non solo al desiderio che Dio mette dentro di noi, ma annunciando anche agli altri la bellezza di seguire il Signore, pensare a quei pascoli, a quegli spazi di libertà che Dio veramente mi fa sognare con Lui. Ci accompagni la Vergine Santissima, Madre di Gesù e Madre nostra, colei che ha accolto la parola e l'ha messa in pratica, perché anche noi possiamo accogliere il desiderio che Dio mette nei nostri cuori e vederli realizzati nella nostra esistenza, nella nostra quotidianità. Sia lodato Gesù Cristo.